L'equipaggio della missione si stava allenando da più di 3 anni. I preparativi per l'arrivo su quello strano corpo celeste includevano lo studio di campioni di rocce nel Grand Canyon, l'esplorazione di antiche formazioni vulcaniche in Nevada e accurate ricerche sulla lava, i gas e i laghi vulcanici, più altre ricerche sui vulcani alle Hawaii. Per allenarsi a resistere alla microgravità del corpo celeste, gli astronauti dovevano camminare obliqui, agganciati a delle passerelle sospese e appoggiandosi alle pareti. Dovevano poi temprare il fisico e seguire diete intensive e cicli di sonno adatti alle condizioni nello spazio. 3 giorni, 3 ore e 49 minuti dopo il lancio, la loro navicella spaziale raggiunse quello strano luogo, posandosi nel cosiddetto Mare della Tranquillità. Le alternative erano l'Oceano delle Tempeste e la Baia Centrale, ma il Mare della Tranquillità garantiva una visibilità migliore e un terreno meno accidentato. Bisognava risparmiare il carburante. La prima cosa che notarono posando il piede sul suolo di quello strano luogo fu l'odore. Sembra l'inizio di un racconto di fantascienza, e invece si tratta della storia vera della missione Apollo 11, la prima a portare esseri umani sul suolo lunare. Era il 20 luglio 1969. Da allora 12 astronauti hanno visitato la Luna. La Luna ci è così vicina che la diamo per scontata, ma in verità c'è ancora molto da scoprire sul suo conto. Tanto per cominciare, come spero tutti sappiamo, la Luna ci mostra sempre la stessa faccia. La Terra e il nostro unico satellite naturale sono infatti legati in un movimento di rotazione sincrono, così che la Luna da qui ci appare sempre immobile. Ma in realtà non è mai ferma, anzi, si sta addirittura allontanando dal nostro pianeta, al ritmo di circa 4 cm all'anno. Tra l'altro, nonostante siano separate da più di 384.000 km, la Terra e la Luna si influenzano fortemente a vicenda. La Luna è responsabile per le maree e i movimenti degli oceani sul nostro pianeta, ma pochi sanno che la Terra ha lo stesso effetto sulla Luna. L'influenza del nostro pianeta provoca veri e propri sismi sul nostro satellite, con scosse lunghe fino a mezz'ora. Vista da qui, splendente nel cielo notturno, la Luna ci appare sferica. In realtà ha più la forma di un limone, e anche questo a causa dell'attrazione gravitazionale terrestre. Sulla Luna gli astronauti non hanno lasciato solo le loro impronte. Nel 1969 i componenti della missione Apollo 11 posarono sulla superficie lunare altri oggetti: 2 palline da golf, un dipinto di Andy Warhol e un messaggio della regina Elisabetta. Uno degli ultimi umani a posar piede sulla Luna, l'astronauta Eugene Cernar, lasciò scritte le iniziali del nome di sua figlia sulla superficie. Era il 1972. Dato che sulla Luna non c'è vento né alcun altro fenomeno atmosferico, quelle lettere TDC resteranno lì forse per sempre. Sai chi si può essere allergici alla Luna? L'astronauta Harrison Smith, membro della missione lunare Apollo 17, passò del tempo a esplorare l'area nota come Mare della Serenità. Rientrato a bordo del modulo lunare, Smith aveva addosso un po' di polvere. Quando si tolse la tuta, ebbe per 2 ore occhi rossi, crisi di starnuti e altri sintomi di una reazione allergica. Trovandosi così vicina a noi, la Luna si è meritata anche un suo fuso orario. Lo hanno chiamato orario lunare standard e non corrisponde ad alcun orario sulla Terra. Per fare un paragone, cercando di semplificare, diciamo che un anno lunare è suddiviso in 12 giorni, ciascuno dei quali lungo circa quanto un nostro mese. Ognuno di questi giorni porta il nome di uno degli astronauti che finora hanno camminato sulla Luna. Il primo giorno lunare porta dunque il nome del primo essere umano ad aver messo piede sulla Luna, Neil Armstrong. Quindi l'anno lunare 1, giorno 1, corrisponde al nostro 21 luglio 1969, ora 2:56 del mattino. La Luna ha un'atmosfera molto sottile e l'escursione termica è davvero esagerata. La temperatura può superare i 90 gradi oppure, specialmente attorno ai 2 poli lunari, non salire mai oltre i meno 240 gradi Celsius. Il nostro satellite naturale ha affascinato l'umanità sin dagli albori della nostra specie, dando origine a miti, leggende e interrogativi sul perché la Luna eserciti una tale influenza su di noi. Nel Medioevo, i più grandi scienziati e filosofi credevano che le fasi di luna piena avessero una forte influenza sulle condizioni di salute mentale della gente. Tanto è vero che, proprio per questo presunto effetto della luna piena, è entrato nel nostro linguaggio il termine lunatico per indicare una persona instabile. La luna ci è di tale ispirazione che proiettiamo le nostre ansie anche sugli animali.
Nei periodi di luna piena, chi ha un cane porta il suo animale dal veterinario il 28% più spesso che in altri periodi. Idea forse associata al mito secondo cui i lupi ululano proprio quando c'è la luna piena. Naturalmente non c'è alcuna prova scientifica che colleghi il comportamento dei lupi alle fasi lunari, quindi resta una leggenda. Il più grande cratere di tutto il Sistema Solare si trova proprio sulla Luna. È il cratere Aitken, situato al polo sud lunare. Questa gigantesca formazione ha un diametro di circa 2500 km. Uno dei misteri più controversi che riguardano il nostro satellite sono degli strani lampi di luce, visibili talvolta sulla sua superficie. Questi fenomeni sono stati chiamati fenomeni lunari transienti, o con la sigla inglese TLP, e le prime testimonianze che li descrivono risalgono a secoli fa. Per la precisione, il primo TLP di cui si ha notizia venne descritto nel 1178 da un monaco inglese, il quale scrisse di aver visto lampi e fiamme sulla superficie lunare dopo il tramonto. Con TLP non si indicano solo i lampi di luce, testimoni affermano di aver visto altre luci, simili a nebbie illuminate di rosso, verde, blu e viola, o persino di aver visto alcune aree della Luna diventare più scure. C'è forse qualcosa di strano che avviene sulla Luna? Qualcosa che un giorno riusciremo a capire grazie alle nuove tecnologie di esplorazione spaziale? In verità, i TLP sono un fenomeno controverso, pressoché privo di reali riscontri scientifici. Ci sono comunque teorie, come sempre. Alcuni dicono che questi lampi di luce sulla Luna possono essere causati da impatti di meteoriti, altri dall'attività elettrostatica. Il problema è che questi fenomeni sono stati sempre descritti da osservatori singoli o osservati da un unico punto della Terra. Il fatto che sulla Luna vi sia un'accertata attività sismica potrebbe forse spiegare anche questi misteriosi lampi di luce sulla superficie del nostro satellite? A ogni movimento sismico può seguire la fuoriuscita di gas che riflettono la luce. Forse potrebbe essere una spiegazione. Ci sono anche scienziati che ipotizzano il TLP come un residuo di antichi fenomeni geologici, il che ci appare quasi incredibile, visto che la Luna sembra sempre uguale, immobile e priva di vita. Hai mai notato che la Luna ogni tanto cambia colore? Stavolta le spiegazioni scientifiche le abbiamo, e come? La Luna appare di un colore grigio-bruno a patto di osservarla da oltre i confini dell'atmosfera terrestre. Vista dal nostro pianeta, invece, la Luna appare di vari colori, ognuno relativo a vari fenomeni. Quando la Luna è visibile lungo la linea dell'orizzonte, ci apparirà di solito gialla o rossastra. La ben più rara luna blu è tipica di quando si osserva il nostro satellite da zone in cui l'aria è satura di particelle di polvere. Altre volte la Luna appare quasi viola, ma in questo caso non c'è una spiegazione comunemente accettata. Non sappiamo esattamente se sulla Luna ci sia acqua e se sì, quanta ce ne sia, ma non è per questo motivo che ancora non abbiamo colonizzato il satellite. Il motivo vero sono le radiazioni. Studi recenti hanno stimato che la radioattività del suolo lunare è circa 5-10 volte superiore a quella che ci attraversa durante un normale viaggio in aereo. Il che significa 200 volte più della radioattività del suolo sulla Terra. Le future missioni lunari, come il programma Artemis, dovranno tenere questo fatto in considerazione per proteggere a dovere i loro astronauti. Artemide, nella mitologia greca, è la sorella di Apollo e il suo nome sarà legato non solo a un nuovo programma di viaggi sulla Luna, ma, forse, anche alla costruzione della prima colonia umana sul nostro satellite. Il programma è stato avviato nel 2017 con la prima missione pianificata per l'estate 2022, per una durata stimata di 25 giorni. La prima missione sarà effettuata da una sonda senza equipaggio a bordo che raggiungerà l'orbita della Luna e raccoglierà dati vitali per il successivo invio di 4 astronauti nel maggio 2024. Le missioni Artemis 3, 4 e 5 seguiranno nel 2025, 2026 e 2027 rispettivamente, ciascuna della durata di 30 giorni. La hotline della NASA sta squillando. L'operatore del call center è sudato per lo stress. Non fa in tempo ad attaccare che il telefono squilla di nuovo e tutti chiedono la stessa cosa. C'è qualcosa che brilla sulla Luna. In effetti, quella notte, centinaia e migliaia di astronomi dilettanti stavano osservando la Luna e improvvisamente hanno visto una luce brillante, come se qualcuno avesse acceso un potente riflettore sulla sua superficie.
Gli scienziati hanno immediatamente iniziato a cercare una spiegazione al fenomeno. All'inizio pensavano che fosse semplicemente il bagliore di un aeroplano che stava volando davanti all'obiettivo degli astronomi, ma non poteva essere visto da così tante persone provenienti da diverse parti del mondo e allo stesso tempo. Subito dopo hanno pensato potessero essere i satelliti Starlink. In teoria uno di loro poteva aver fatto uno scherzetto agli astronomi dilettanti. Potrebbero aver scambiato la luce del piccolo satellite per un lampo di luce sulla Luna, ma ancora una volta, se il satellite fosse il colpevole, il bagliore non sarebbe statico, ma mobile. Mentre alcuni scienziati hanno continuato a cercare una risposta a questo mistero, altri hanno deciso di approfondire il fenomeno. A tal fine hanno costruito un nuovo telescopio a nord di Siviglia, in Spagna. Le condizioni qui sono abbastanza adatte per osservare la Luna. Il telescopio ha due telecamere che vengono controllate a distanza da un campus in Germania. Se entrambe le fotocamere rilevano un fenomeno insolito sulla superficie della Luna, possono ingrandire rapidamente il telescopio per vedere cosa sta succedendo. C'è anche un'intelligenza artificiale avanzata per far distinguere alle telecamere la differenza tra un fenomeno inspiegabile sulla Luna e la luce di un aereo, un satellite o un piccolo meteorite appena entrato nell'atmosfera terrestre. Mentre il telescopio continua a fare le sue indagini, alcuni hanno già una teoria che potrebbe spiegare la comparsa dei lampi luminosi sulla superficie della Luna. Dunque, la Luna influenza le maree di mari e oceani sulla Terra a causa della sua forza gravitazionale, ma la Terra può influenzare la Luna allo stesso modo. Soltanto la forza sarà 32,5 volte più forte. Mentre la Luna orbita intorno alla Terra, a un certo punto arriva al punto più vicino possibile al nostro pianeta e a questo punto la forza dell'interazione è massima. In questo momento le forze delle maree possono creare delle crepe sulla superficie della Luna facendole rilasciare gas dal suo interno. Un potente getto di gas può sollevare della polvere lunare ed è quello che noi potremmo vedere come un lampo luminoso attraverso i nostri telescopi. Visto che la sua forma è rotonda, riflette la luce del sole. Se lo guardi da lontano sembra un lampo. Mentre la polvere si alza, pensiamo che ci sia una piccola esplosione. E quel lampo svanisce gradualmente mentre la polvere si deposita. Queste cose accadono continuamente sulla superficie della Luna. Sono chiamati fenomeni lunari transitori. E oltre ai lampi lunari, succedono altre cose mistiche e bizzarre. Già nel 1178 cinque monaci affermarono di aver visto la Luna a forma di corno che ha cominciato a dividersi in due da un punto in alto. Poi fuoco e scintille cominciarono a divampare dal luogo della separazione. Era come se un drago sputasse fiamme. Nell'istante successivo la Luna iniziò a pulsare e poi tornò alla normalità. Questo fenomeno si è ripetuto più di 10 volte e ogni volta le fiamme assunsero forme diverse. Quando questo incubo finì, la Luna divenne nera. Solo nel XX secolo gli scienziati cercarono di spiegare il fenomeno. Hanno teorizzato che un grande asteroide si fosse scontrato con la Luna e a causa di esso si è formato il cratere Giordano Bruno, largo come 15 ponti di Brooklyn. Ma se fosse vero, allora milioni di tonnellate di frammenti dell'asteroide avrebbero colpito la Terra e poi le persone avrebbero visto un'incredibile pioggia di meteoriti. Sarebbe stato un evento molto importante e sarebbe rimasto sicuramente negli archivi storici, ma non è così. Ora il fenomeno osservato dai monaci sembra discutibile. Forse hanno visto cadere un asteroide, solo che magari stava cadendo sulla Terra e hanno percepito la luce del meteorite in fiamme come qualcosa di sinistro che stava accadendo sulla Luna. O forse i monaci se lo sono solo immaginato? Non ci sono altri testimoni di questo evento. Un altro fenomeno insolito sono le luci blu e rosse sulla Luna. Possono essere viste quando è a forma di corno e questo si verifica più spesso nel cratere Aristarchus. I flash vanno e vengono molto rapidamente, quasi come un fulmine. In realtà è elettricità. Anche le forze delle maree ne sono responsabili, provocano un accumulo di pressione nelle rocce e questo può produrre un campo elettrico che crea i lampi blu che hanno sorpreso molti astrofili. Ci possono essere anche degli starburst sulla Luna e la colpa è dei meteoriti che cadono sulla sua superficie. Poiché la Luna non ha un'atmosfera, gli asteroidi che si avvicinano non bruciano.
avendo molto peso ed essendo veloci, all'impatto esplodono e qui sulla Terra lo vediamo come uno Starburst. Ad esempio, il 13 maggio 1972 ci fu l'impatto di un meteorite da 1000 tonnellate di TNT vicino al punto in cui atterrò l'Apollo 14. Se avessimo vissuto migliaia di anni fa, avremmo potuto assistere a lampi luminosi costanti sulla superficie della Luna. I crateri si sono formati a causa dei meteoriti e sicuramente saranno sembrati come dei fuochi d'artificio. E molti di quei meteoriti si sono rivelati utili. Hanno portato acqua. Sì, c'è acqua sulla Luna. La NASA lo ha confermato dopo gli studi effettuati con il telescopio SOFIA. È stato montato su un aereo e le osservazioni sono state fatte dall'atmosfera superiore della Terra. A una tale altitudine, l'aria secca permetteva al telescopio di vedere anche i più piccoli dettagli. Si pensa che ci possa essere dell'acqua nei crateri sui poli della Luna. Questi luoghi non hanno mai visto la luce, può esserci dell'acqua sotto forma di ghiaccio, ma SOFIA ha trovato dell'acqua sulla superficie illuminata della Luna. Certo, ha intravisto soltanto delle molecole di H2O che sono presenti all'interno degli strati di polvere, ma è già qualcosa. E se riuscissimo a raccogliere tutta quest'acqua, ne otterremmo pochissima. In confronto, il deserto del Sahara ha circa 100 volte più acqua di quella che abbiamo trovato sulla Luna. Ma proprio ora sta accadendo un fenomeno ancora più insolito. La Luna si sta arrugginendo. Proprio come un pezzo di metallo. Perché appaia la ruggine, abbiamo bisogno di ferro, acqua e ossigeno. Il suolo lunare contiene abbastanza ferro e, come abbiamo già appreso, c'è anche un po' d'acqua. L'ultimo pezzo del puzzle è l'ossigeno. Tutti sanno che non c'è atmosfera sulla Luna e non possiamo respirare sulla sua superficie, ma l'ossigeno è comunque presente. Ed è stato il vento solare a portarcelo. Il vento che proviene dalla nostra stella si muove a una velocità estremamente elevata, raschia l'ossigeno dalla superficie della nostra atmosfera e lo trasporta attraverso lo spazio. Alla fine il vento con le molecole di ossigeno raggiunge la Luna. Ecco fatto! Tutti gli ingredienti per una bella corrosione sono presenti e il ferro sulla superficie della Luna inizia ad assumere una tonalità rossastra. Se questo processo va avanti per abbastanza a lungo, in un lontano futuro la nostra Luna assomiglierà a Marte. Sì, diventerà rosso-arancio. Sì, Marte è rosso a causa della corrosione che è iniziata migliaia e migliaia di anni fa, quando c'erano fiumi e mari con acqua e un'atmosfera fatta di ossigeno. Altri strani oggetti che si trovano sulla Luna sono stati lasciati dagli esseri umani. Tra il 1969 e il 1972, 12 persone hanno visitato la Luna come parte del programma Apollo. In tutto ci sono 6 siti di atterraggio dove gli astronauti hanno lasciato un sacco di cose. Oltre a una dozzina di satelliti e veicoli spaziali che sono caduti o atterrati sulla Luna, c'è un rover lunare, alcune bandiere degli Stati Uniti, una foto di famiglia di uno degli astronauti e persino 3 palline da golf. E le prime 2 persone ad essere state sulla Luna ci hanno lasciato un sacco di cose. Quando stavano per tornare a casa hanno portato con sé molti campioni di terreno e rocce e per portare via tutto quanto hanno dovuto sbarazzarsi di tutto ciò che non era necessario a bordo del modulo lunare. Una telecamera, strumenti per la raccolta dei campioni, attrezzatura scientifica e persino i braccioli dei sedili. Gli astronauti sono rimasti fuori dal modulo lunare per ben 8 minuti e hanno lasciato un'intera montagna di oggetti inutili. Se raccogliessi tutti gli oggetti e detriti che hanno lasciato lì e li mettessi su una bilancia, peserebbero ben 199 tonnellate. È come 3 carri armati pesanti o 3 grandi aerei passeggeri. Strano, ma vero. La superficie della Luna ha milioni di crateri, ma è stato qualcos'altro ad attirare l'attenzione. Un enorme buco raro che si è rivelato essere un canale, trovato quando il satellite orbitale lunare giapponese stava raccogliendo dati attorno alla Luna, all'ingresso del canale. I ricercatori hanno trovato un tipo di schema specifico che suggeriva l'esistenza di un'area vuota. Hanno scoperto altri schemi in un paio di punti vicino al buco, quindi lì potrebbero esserci più canali lunari. Ma in questo grande canale c'entrerebbe un campo di calcio intero, che verrebbe pure inghiottito tutto, o una grande città degli Stati Uniti come Filadelfia. Il canale ha forma irregolare e un diametro di 130 metri. Gli scienziati pensano che potrebbero esserci grotte segrete,
un sistema di tunnel o un intero paese delle meraviglie geologico sotto la superficie. Potrebbe essere un buon rifugio per gli astronauti che sbarcano sulla Luna o un porto per una colonia lunare. Nessuno è mai riuscito a rimanere sulla Luna più di 3 giorni a causa delle condizioni del satellite. La Luna, infatti, presenta una vasta gamma di temperature, bassa atmosfera e nessun campo magnetico che protegga la vita sulla superficie dalle radiazioni o dai raggi solari aggressivi. Gli astronauti indossano tute spaziali che però non possono proteggerli per lunghi periodi, ma un tubo di lava sì. Quando un flusso di lava si raffredda, si forma una crosta che in seguito si addensa e crea un tetto su quella stessa lava. Essa continua a fluire, ma quando si ferma, il canale può drenare, quindi il tubo si svuota. Anche sul nostro pianeta ci sono tubi di lava, ma non grandi come quelli sulla Luna. C'è un tipo speciale di albero chiamato albero della Luna. È cresciuto da semi che sono stati portati dallo spazio sulla Terra dopo una missione. Puoi trovarlo negli Stati Uniti. La Terra è più grande della Luna del 27% ed è più massiccia. La nostra gravità è più forte. Se lasci cadere una roccia sulla Terra, cadrà più velocemente. 68 kg sulla Terra sono solo 11 kg sulla Luna. La Terra ha numerosi satelliti che le girano intorno, ma la Luna è l'unico naturale. La nostra Luna si è formata durante una grande collisione tra la Terra e un altro pianeta delle dimensioni di Marte. Questo è successo circa 4,6 miliardi di anni fa, poco dopo la formazione del Sole e del nostro sistema solare. Dopo la collisione, una nube di roccia vaporizzata è entrata in orbita intorno al nostro pianeta, si è raffreddata e si è costituita in un anello di piccoli corpi solidi. In seguito si sono uniti formando la Luna, lasciando dei crateri come promemoria di questa collisione. Se ti trovi sulla superficie della Luna, la tua ombra sarà più scura che sulla Terra. Questo perché non c'è atmosfera che disperde la luce creando ombre più chiare. Una delle lune di Giove, Io, ha centinaia di vulcani ed eruzioni selvagge, che a volte emettono pennacchi di fumo a 400.000 km nell'atmosfera. Queste eruzioni avvengono a causa della gravità estremamente forte a cui è esposta questa Luna. I suoi interni si irrigidiscono e si rilassano in quei periodi in cui si avvicina e si allontana da Giove, il che genera energia sufficiente per una folle attività vulcanica. Ad avere lune non sono solo i pianeti, ma anche altri corpi spaziali piccoli. Nel 1993 i ricercatori hanno scoperto un asteroide dal diametro di 32 km con una luna dal diametro di 1,6. Avresti bisogno di 400.000 lune per raggiungere la luminosità della nostra stella centrale, il Sole. La Luna riflette la luce che riceve dal Sole, ma non la produce. Quella luminosità dipende dall'angolo tra la Luna, la Terra e il Sole. La nostra Luna è a circa 32 terre da noi e 29 terre dal suo punto più vicino. Quando la notte è buia e chiara, sembra di poter toccare la Luna piena. Ma se volessi farlo, dovresti percorrere fino a 400.000 km. Eppure c'è acqua sulla Luna. Non pozzanghere o laghi, ma granelli di ghiaccio che si trovano in punti sempre in ombra vicino ai poli della Luna. Gli scienziati pensano che l'acqua sia arrivata sulla Luna tempo fa, quando sia la Luna che la Terra erano costantemente colpite da asteroidi e comete che contenevano acqua ghiacciata. Questo processo potrebbe anche aver permesso la formazione dei nostri laghi e oceani, non solo dell'acqua ghiacciata sulla Luna. Ricerche più recenti affermano che l'interno della Luna aveva già acqua ed è venuta in superficie durante l'attività vulcanica. Lo stesso potrebbe essere accaduto anche sul nostro pianeta. Su 200 lune nel nostro sistema solare, la nostra è la quinta più grande. La più grande è la luna di Giove, Ganimede, quasi 1,5 volte più grande della nostra. La missione con cui l'umanità è sbarcata per la prima volta sulla Luna si chiama Apollo 11. È stato un momento importante, trasmesso in tutto il mondo, che però è stato quasi interrotto da un'enorme tempesta di vento che si stava verificando in Australia all'epoca.
Era posizionata lì la parabola Parker per ricevere i segnali di trasmissione dalla Luna. La Luna non è un cerchio perfetto, è più a forma di uovo, con l'estremità più spessa che punta verso di noi. Questa forma deriva dalla sua rotazione. La Luna piena può tenerti sveglio. Gli studi hanno mostrato che le persone hanno un sonno meno profondo e impiegano più tempo ad addormentarsi con la Luna piena. Non è per la luminosità, ma per l'influenza del ciclo lunare sul nostro orologio biologico interno. Ogni anno la Luna si allontana dalla Terra a causa dell'interazione tra la forza gravitazionale della Luna e i nostri oceani. In un anno si sposta di circa 4 cm, il che significa che in circa 600 milioni di anni sarà 23.500 km più lontana dalla Terra di quanto non sia ora. Questo numero non è casuale, è il momento in cui le eclissi solari totali smetteranno di verificarsi. L'umanità non mette piede sulla Luna da decenni, ma le impronte lì sono ancora fresche, perché non ci sono venti, quindi queste tracce possono rimanerci per milioni di anni. La Luna ha il suo fuso orario, chiamato Lunar Standard Time. Il tempo è diverso sulla Luna, un anno è diviso in 12 giorni e ognuno è lungo quanto un nostro mese. I nomi sono ispirati agli astronauti che hanno camminato sulla Luna. Il calendario lunare inizia nel momento in cui Neil Armstrong è sbarcato sulla Luna nel 1969. Ci sono possibili fonti di energia per gli esseri viventi su una delle lune di Saturno, che ha un oceano sotto la superficie e può presentare reazioni chimiche simili a quelle che permettono ad alcune forme di vita sul nostro pianeta di sopravvivere. Sulla Luna c'erano vulcani attivi, probabilmente al tempo dei dinosauri. La lava fusa si è indurita sulla sua superficie miliardi di anni fa e ciò ha contribuito a creare crateri lunari unici, ma i vulcani sono inattivi da molto tempo ormai. La Luna ha terremoti, terremoti lunari. Proprio come il nostro pianeta, anche la Luna ha una crosta che subisce cambiamenti e spostamenti. L'agitazione si verifica quando la crosta si riscalda e si espande, o può essere causata da impatti di meteoriti. Quei terremoti non sono forti come i nostri, ma possono durare più a lungo poiché la Luna non ha abbastanza acqua per prevenire le vibrazioni sismiche. La Luna ha una vasta gamma di temperature perché non ha atmosfera. Di giorno può raggiungere i 93 gradi centigradi, ma ai suoi poli la temperatura è di circa meno 240 gradi centigradi. Nel 2019 gli astronauti hanno scoperto uno strano fenomeno spaziale. La Luna stava passando davanti al Sole e, a un certo punto, sembrava che si fosse fermata e poi avesse iniziato a muoversi all'indietro. È la stessa illusione ottica di quando guidi in autostrada e passi davanti a un'auto più lenta di te. A un certo punto, mentre vai avanti, potrebbe sembrare che stia andando indietro. La crosta della Luna non ha lo stesso spessore in ogni punto. Alcune parti sono spesse fino a 60 km, mentre altre sono più sottili. La Luna non cambia colore. Quando la luce del Sole attraversa la nostra atmosfera, si riflette sulla Luna e ce la fa vedere rosa o rossa. A volte ci sono particelle di polvere inviate nell'atmosfera e, in combinazione con la luce solare, danno alla Luna un bagliore arancione. La Luna non ha un lato oscuro, c'è solo un lato lontano, che non vediamo dalla Terra. La Luna gira sul suo asse e intorno alla Terra nello stesso lasso di tempo, motivo per cui vediamo sempre solo una faccia. Tutti i pianeti del nostro sistema solare hanno almeno una Luna, a eccezione di Mercurio e Venere. Mercurio ha una massa inferiore al nostro pianeta, quindi la sua gravità è inferiore alla nostra, circa il 38% della gravità terrestre. Ciò significa che 45 kg sulla Terra sarebbero 17 kg su Mercurio. A causa della gravità più debole e poiché è così vicino al Sole, Mercurio non può avere una sua luna. Probabilmente gli si schianterebbe addosso o entrerebbe in orbita attorno al Sole e un giorno ne verrebbe risucchiata. Molto probabilmente anche Venere non ha la sua luna perché è troppo vicino al Sole.